Siamo in un borgo umbro di grande fascino, Bevagna. Come mai ti piace, Paola? Ma mi piace soprattutto per il suo silenzio, che quando sono arrivata mi ha spaventato. Mi sono sentita un po' inquietata da questo silenzio che era tanto che non provavo e non sentivo, e che per me è molto indispensabile. Cosa diresti alle persone per invogliarle ad avvicinarsi al mondo dell'arte? Credere, perché è una grande medicina che guarisce tutte le ferite. Una medicina sottile, difficile può sembrare, ma che lavora in profondità e può risolvere molti problemi. Io parlo per me stessa, che per me è sempre stata una grande medicina sin da piccola, quando ho iniziato a 7 anni, e grazie all'arte ho camminato con lei. Bello? Sì. Dai, è solo qua. La tua vita è nell'arte. Cosa significa per te arte oggi? L'arte oggi per me è una grande confusione, no? Non si capisce bene, tutti dipingono, tutti scolpiscono, non c'è più come una volta il maestro che si andava nello studio del maestro a imparare. Adesso tutti si improvvisano. L'arte, vabbè, è indispensabile, tutti possiamo farla, ma di artisti veri ce ne sono pochi.